all'interno di una terrina con i bordi alti andremo a mettere la nostra farina di mandorle, e lo zucchero a velo. Mescoliamo in modo da amalgamare bene i due ingredienti, la farina e lo zucchero. Adesso uniamo la vanillina . La fiala con essenza di mandorla. Andremo a mettere all'interno di un contenitore e la sciogliamo con un po' d'acqua. A questo punto uniamo il glucosio e la rimanente acqua. Bene, a questo punto iniziamo a lavorarlo a mano. Dovremmo ottenere un composto abbastanza asciutto, ma morbido allo stesso tempo. A questo punto lo mettiamo su un piano da lavoro e lo lavoriamo ancora un po'. Vedete, man mano che si lavora diventa sempre più compatto. Facciamo riposare 10 minuti il composto. Nel frattempo prepariamo le forme. Ricopriamo le due metà dello stampo con la pellicola trasparente. Questo ci servirà a staccare meglio l'impasto dalla forma. Thank you.
iniziamo prendendo un po' di impasto. Lo lasciamo riposare 24 ore, dopodiché possiamo decorarlo o lasciarlo semplicemente così.